Cantiamo tutti insieme rossoneri alle MILAN nel mio cuore, il Milan nel mio cuore e per sempre rossonero io sarò. Su, cantiamo tutti insieme rossoneri alle MILAN nel mio cuore, il Milan nel mio cuore e per sempre rossonero io sarò. Buon pomeriggio e bentornati nella casa del diavolo. Il tring è sempre presente. Iscrivetevi al canale, campanellina per essere sempre aggiornati sui miei video, pollice in su per il Tringa, doppio pollice per il diavolo. Ragazzi, ci sono delle notizie e ora ve le do. Scusatemi se sono arrivato un po' in ritardo, ma stavo aspettando se tutto quello che oggi viene detto poteva essere vero. E non tutto è così campato per aria. Allora, tanto che la squadra sta preparando la partita col Cagliari, di sicuro la dirigenza è in fermento. Non ci saranno dei grossi stravolgimenti e il blocco forte di questa stagione sarà riconfermato. Il Milan non ha bisogno di grossi aggiustamenti, pochi giocatori nei posti giusti. In difesa si fanno i soliti nomi, quelli di Emerson Royal e di Dumfries. Per quanto riguarda la parte centrale, si parla sempre di Ayer e soprattutto di Milenkovic. Per quanto riguarda il ruolo di centrale, dico soprattutto Milenkovic perché Pioli vorrebbe un giocatore già pronto. E se per quanto mi riguarda ritengo Ayer un giocatore con dei grossi margini di miglioramento, forse Milenkovic sarebbe l'ideale in questo momento e sarebbe già pronto. Per quanto riguarda il centrocampo, si guarda sia in Spagna che in Portogallo, quindi Florentino Luis e Marc Roca. Per Marc Roca si complicano un po' le cose perché c'è l'inserimento di squadre molto forti e molto pesanti a livello economico. Su Marc Roca ci sono anche l'Arsenal, il Valencia e via dicendo. Ma il Milan ci proverà di sicuro. Quindi comunque, come vi dico sempre, il Milan non sta seguendo un solo giocatore, vedete come il Milan si cerca di avere sempre due piani d'azione per non rimanere senza un piano B in caso il piano A vada da un'altra parte. Le sorprese più grosse però oggi, ragazzi, sono davanti. Allora, quello di cui si parla oggi non è proprio così campato per aria, ovvero lo scambio fra Paquetà e Leao e Federico Chiesa. Allora io vi spiego questo, non è tutto così buttato lì, il Milan ci sta davvero pensando. Allora, provare a mettere Paquetà come contropartita per Federico Chiesa in più un prestito di Leao per 1 o 2 stagioni, per una stagione e l'opzione per la seconda stagione con un diritto di riscatto. Allora, ora veniamo un po' a quello che penso io. Allora, secondo me il Milan ha un problema di peso specifico sulla fascia destra. Nel senso che a destra giochiamo con Conti, Selemakers o Castillejo. Allora, e lì capite bene che mancano un po' di chilogrammi, cosa che non è dalla parte sinistra. Alla sinistra ci sono giocatori che hanno gamba, hanno forza fisica, hanno tecnica. Il lato destro lascia un po' a desiderare, soprattutto come peso. E io dico che Federico Chiesa potrebbe benissimo giocare al posto o di Castillejo o di Selemakers. So che voi vi siete affezionati a questi giocatori, anche io mi sono affezionato, ma se il Milan ha bisogno di qualcosa è proprio su questa fascia. Quindi un buon terzino destro e una buona ala destra, che potrebbe essere Federico Chiesa. A me piacerebbe perché comunque Chiesa è un giocatore di prospettive eccezionali e sarebbe un innesto importantissimo. Avremmo un giocatore che è capace a fare cross e capace a tagliare il campo, sarebbe un innesto spettacolare. Altro nome che si sta facendo è quello di David Silva. E anche qui, ragazzi, vi dico che non è tutto campato per aria. Si
chi sento di solito mi ha detto: Tringa, guarda che non è così tanto una fantasia. Ora so che tanti dicono che David Silva è un giocatore in fase discendente. Non penso che sia questo, perché David Silva comunque è un grandissimo giocatore, ha dimostrato di essere un campione e sono sicuro che giocando al fianco di Ibrahimovic, Çalhanoğlu, Rebic e questi giocatori possa tornare a splendere ancora per uno o due anni. Sapete, tante volte i giocatori hanno bisogno di andare in altri lidi proprio per trovare ancora motivazioni. Può essere che David Silva non abbia più grande motivazione dov'è e voglia cercare altro. Un altro giocatore che a me piacerebbe in squadra, e non da adesso, David Silva è sempre stato uno dei miei giocatori preferiti, c'è la concorrenza della Lazio. La Lazio lo sta cercando, ma ragazzi, il Milan è una squadra molto appetibile. Tutti vogliono il Milan. Il progetto del Milan fa gola a molti, una squadra giovane con tanto potenziale e la voglia di vincere, la fame, perché vi dico sempre, a noi non servono giocatori di fama, servono giocatori con tanta fame, e i giocatori con tanta fame sono quelli giovani con un grosso potenziale. Federico Chiesa è uno di questi. Abbiamo bisogno comunque dell'esperienza. Ibrahimovic è pronto il rinnovo. Ibrahimovic rinnoverà per un anno con l'opzione per il secondo a 4 milioni a stagione. Sono pronti anche i rinnovi di Çalhanoğlu. Il rinnovo di Donnarumma è già sul tavolo, come vi dico già da tanto tempo. Il rinnovo di Gigio è già pronto, si sta solo decidendo gli ultimi dettagli, e ve lo dico da tempo, potete guardare i miei video, che quando tutti dicevano che Donnarumma sarebbe partito, io vi dicevo che Donnarumma sarebbe rimasto con un contratto già pronto. Ok, ora ragazzi, vi avevo detto che facevamo una live nel pomeriggio, sapete che domani combatto, quindi non ho troppo tempo. Sicuramente faremo una live intorno alle 22 e sto preparando le risposte alle vostre domande. In community ho messo un post, sotto quel post andate a farmi tutte le domande che volete, io vi risponda nel video di domani. Domandare è lecito, solo quelle che saranno sotto quel post in community verranno guardate e vi verrà data una risposta in video. Quindi ragazzi, ci sentiamo più tardi in live verso le 22 come al solito. Vi voglio bene a tutti ragazzi, non prendete le mie notizie come oro colato, ma state certi che prima di parlarvi ho sentito chi dovevo sentire. Vi voglio bene a tutti, sempre forza vecchio, cuore rosso nero, ci vediamo più tardi.